Scusate, ma non potevo aspettare. Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi un grandissimo titolo, l'ho provato, ne sono veramente entusiasta. Come all'inizio del 2021 mi aveva stupito Dyson Sphere Program, ora abbiamo Astro Colony, sviluppato dai Terad. Mi è stata mandata una versione beta, è stato kickstartato mesi fa, probabilmente lo si vedrà su Steam a luglio, ma è possibile già accedere alla beta se siete dei backers, quindi se avete diciamo finanziato il gioco su Kickstarter. È un gioco che ricalca un pochino quello già visto magari su Satisfactory, su Factorio, su un sacco di altri giochi di questo tipo, tra cui anche Dyson Sphere Program. L'ho trovato veramente ben fatto e a quanto mi ha detto lo sviluppatore dovrebbe già avere il 90% delle cose. È in italiano, non ha tradotto semplicemente il tutorial all'inizio, per il resto è tutto tradotto. E adesso sono al lavoro per raggiungere, per diciamo realizzare anche gli eventi cosmici, quindi i pericoli che potremo incontrare nel corso del gioco. Ora, al momento, diciamo Astro Colony è un enorme sandbox, ma lo andiamo a provare immediatamente perché abbiamo parecchio da vedere e soprattutto vi invito a lasciarmi un commento sotto, perché l'idea sarebbe quella di portare questo gioco in live e di proseguirlo lì. Vi voglio spiegare quello che il tutorial mi ha spiegato nella precedente ora che ho giocato. Praticamente usiamo i tasti WASD per muoverci, usando anche il jetpack, premendo invece il tasto X il jetpack rimane attivo. La prima cosa che dobbiamo fare, adesso lo disattiviamo che è l'unico modo anche per scendere. Come potete notare abbiamo tante cose, tra cui premendo C vedete c'è lo scanner, ma non ne abbiamo la tecnologia adatta. Ci sono tante altre cose che potremmo fare, tipo lo sprint, i propulsori, ma non li abbiamo. Ci sono veramente tante cose. Quello che bisogna fare ora è la cosa più, diciamo, rudimentale che si fa in giochi di questo tipo. Cioè dobbiamo estrarre iron, copper dagli asteroidi, quindi a questo punto avvicinandoci vedete che ce li fa scavare. Ma quello che dobbiamo fare è una cosa che all'inizio mi ha fatto storcere il naso, poi ho iniziato a apprezzarlo tanto, perché ovviamente come in giochi come Factorio, Satisfactory e anche Dyson Sphere è tremendamente scomodo, perché dobbiamo volare con il jetpack che approssimativamente dovrebbe essere infinito. Dobbiamo estrarre dell'iron, come vedete in alto a sinistra, e man mano finiamo tutte queste 4 o 5 barrettine di questo cerchio ci trova il metallo. Il metallo, ovviamente ci sono gli asteroidi di colore diverso, ma all'interno non è detto che si trovi solo quello, a volte si trova anche del carbonio, ma più che carbonio io credo sia carbone, un errore di traduzione, perché viene usato per generare poi energia. Abbiamo scavato, ora dobbiamo creare delle iron bars. Qui c'è una meccanica interessante. Praticamente premendo il tasto I abbiamo il nostro inventario. Nell'inventario abbiamo delle ricette automatiche, tipo il nostro craftatore, diciamo, nella tuta, in cui possiamo forzare che ogni qualvolta abbiamo nell'inventario delle ore, dei minerali di rame o ferro, in automatico la tuta ce li trasformi in lingotti. Non è tutto qui, perché poi possiamo anche farne altri, tipo trasformare il lingotto in ferro in piastra di ferro, piuttosto che in cavo, così come il copper, farlo diventare un cavo di rame. Ok. Praticamente in basso a sinistra vedete l'oxygen meter. Praticamente ci dice che l'ossigeno finirà e quando raggiunge lo zero moriremo e quindi saremo costretti a ricaricare la partita. Dobbiamo usare praticamente il ghiaccio. Adesso intanto andiamo a prendere del ghiaccio e poi vi mostrerò anche la meccanica di ricerca e di costruzione su cui si baserà tutto il nostro lavoro in questo video. E soprattutto appunto il pannello di ricerca è il fulcro di questo primo video, perché vi mostrerà quante cose potremo fare. Inizio a dirvi una cosa: si parte da questa base e magari molti di voi hanno già storto il naso dicendo ma tutto qui. In realtà
Questo gioco mi ha ricordato anche un po' Starmade. L'ho giocato davvero poco, però io ricordo che c'erano quei pianeti completamente piatti, circondati da quell'aura di tonda di atmosfera. Ecco, la stessa cosa capita qui, nel senso che vedete là in fondo c'è quel pianeta piatto, completamente quel mondo praticamente piatto, e in giro ne troveremo altri. E noi vagheremo costruendo ovviamente le astronavi per poter viaggiare, i propulsori per poter viaggiare, arrivando su ogni pianeta, quello è un altro. Adesso devo stare attento a non cadere giù, non succede nulla, però si continua a scendere. E fatto quello, arriviamo sui pianeti e possiamo scannerizzare, diciamo, scansionare più che scannerizzare i vari mondi e iniziare le nostre produzioni indipendenti. Ora, dobbiamo andare a vedere adesso la ricerca, perché dobbiamo produrre. A ricercare prima di tutto, scoprire la Oxygen Technology e poi andare a produrre il nostro ossigeno. Il pannello di ricerca si accede col tasto T ed è questo. Adesso ve lo mando avanti piano, così se volete magari stoppare il video e vedere un attimino quello che si può ricercare. La cosa interessante è che ci sono dei requisiti che sono alla fine riportati anche qua in alto. In sintesi, il punteggio di ricerca base, che è quello col telescopio, e il telescopio col microscopio, si accumula semplicemente scavando, mentre invece il secondo, la scienza dell'ingegneria, non ne ho la minima idea, ma sicuramente ci sarà qualche edificio di ricerca. La prima cosa che dobbiamo fare è ricercare l'ossigeno spendendo 2 punti. Io adesso mi porto già avanti e ricerco tutto quello che mi serve, dell'acqua, il trasporto dell'acqua, perché so già che mi serviranno. Quindi io ricerco questo, vedete che non abbiamo ancora la ricerca necessaria. Ora dobbiamo costruire l'icebreaker, che praticamente è il rompighiaccio. Anzi, in realtà, oddio, vabbè, premendo K accediamo a tutti i dispositivi. Quindi in questo caso possiamo andare su utilità e fare l'icebreaker, che è questo, il rompighiaccio. Ci servono diverse cose, ci servono diversi materiali, quindi io mi... anzi, prima cosa voglio vedere se è possibile creare subito... Mannaggia, dov'è che è? Estrazione mineraria no, blocchi logici, percorsi c'è veramente di tutto. No, in realtà vorrei reattore a carbonio, che è quello per fare... No, il dispositivo, il generatore di ossigeno. Questo mi serve immediatamente perché, metti caso che ci capita un'emergenza e dobbiamo ricaricare le bombole, questo funziona anche se non abbiamo elettricità. In sintesi, cosa succede? Usiamo il ghiaccio e vedete che qua la bombola si ricarica. Questa è un'urgenza che volevo fare. Dobbiamo estrarre ghiaccio? No, dobbiamo estrarre materiali per lo scavo, utili allo scavo, perché abbiamo la necessità di... Intanto prendiamo anche un po' di carbon. Vedete, carbonio, ma secondo me è carbone, è tradotto male. Dobbiamo fare un po' di... vedete che poi quando si schiantano contro la base si distruggono e quindi dobbiamo andare su un altro. Ci sarà modo poi di raccogliere gli asteroidi con dei cannoni che praticamente attireranno, imprigioneranno poi gli asteroidi che verranno in automatico processati. Questo per quanto riguarda la raccolta, il mining automatico nello spazio, mentre invece sui pianeti ci saranno delle trivelle che scaveranno. Il gioco io lo trovo particolarmente ispirato. Ed è stata un'autentica sorpresa perché sono stati praticamente, è stato praticamente lo sviluppatore, adesso non so in quanti sono, a contattarmi, perché onestamente il gioco mi era sfuggito, ma so che ad alcuni di voi che ho su Steam il gioco non era sfuggito e ovviamente questo dimostra quanti siano i giochi su Steam e quanto sia facile perderseli. Questo cos'è? Cubo di ghiaccio e ancora... no, probabilmente... Questo ha dentro un po' di tutto, questo asteroide, ha dentro anche dell'oro, che ovviamente è un materiale un pelino più avanzato. Allora, diamo un'occhiata anche qua, c'è del ghiaccio. Sto facendo un po' di roba in modo da...
Refill Oxygen, mi sta dicendo di refillare l'oxygen, l'ho fatto infatti. Learn about electricity, non puoi produrre, ok, carbon reactor, ok, come dicevo prima, andiamo a creare sull'utilità un reattore a carbonio. Il reattore a carbonio lo possiamo girare, vedete che qua c'è un ingresso, quindi fa rientrare in modo automatico il carbonio, il carbone, ma in realtà adesso mi interessa solo fare questa cosa, mettere il reattore qui in modo da poter alimentare adesso con la Q esco, apro questo e vado a mettere minerale di carbonio all'interno e questo inizia la sua produzione energetica. Dobbiamo ora craftare il copper wire, cioè praticamente usando questa, no, non qua, questa ricetta abbiamo creato in modo automatico i lingotti, possiamo creare il copper wire in modo del tutto automatico, quindi ne creiamo 3, 6, dovrebbero bastare e poi andando a prendere il copper, il cavo in rame, ma c'è anche qua sotto nella barra veloce, possiamo andare a creare il filo che va lì. Non potete distruggere le cose fino a quando non effettuate la ricerca di distruzione, che prendo subito che non si sa mai. Il robottino del tutorial si intromette su ogni cosa che facciamo, quindi all'inizio non prendete questa iniziativa e seguite semplicemente quello che dice lui. Intanto abbiamo alimentato questo. Dobbiamo creare ora un rompighiaccio. Il rompighiaccio è questo. Ci servono lingotti di rame, quindi disattiviamo subito questa autoproduzione di copper wire, perché sennò finiamo per creare solo copper wire ogni asteroide di rame che miniamo. Questo tecnicamente dovrebbe avere dentro del rame, ma stiamo trovando solo del ferro, ma tutto fa brodo. Continuiamo. Ok, rame fatto. Guardate quanto siamo andati giù per sbaglio. Poi ci sarà modo senza fretta di andare anche su altri mondi, su altri pianeti. Il gioco, come vi dicevo, è in beta, questa è la versione beta, probabilmente non sarà la versione poi finale di gioco, anche se mi è stato detto che il gioco ha il 90% dei contenuti, nel senso che ci hanno lavorato per anni, ha avuto una campagna Kickstarter di successo e quindi non mi sembrava neanche vero perché mi sarei aspettato un gioco molto 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 più grezzo, molto più indietro di quello che in realtà invece è. E soprattutto non tradotto così bene. Ok, adesso credo abbiamo fatto, beh finiamo questo, tanto questo in alto a destra vedete in basso, vedete quante estrazioni abbiamo ancora per l'asteroide, ogni estrazione ogni volta che raggiungiamo la fine quando esauriamo tutti i quarti, diciamo gli spicchi di quella circonferenza. Adesso possiamo fare l'icebreaker, sì, il rompighiaccio e il rompighiaccio. Lo piazziamo qui. Ci sono due cose. Mannaggia. Dobbiamo metterlo in modo. L'abbiamo messo un po' a cazzum. Ok, lo mettiamo così. Perché dobbiamo prima di tutto alimentarlo con la corrente. Quindi vediamo se riesco a. Tutta una cazzata. Infatti Q, demolisci, no, ho demolito io la base, vabbè, demolisci questo, ok, demolisci questo, ok, ho fatto una cavolata, davvero ho fatto una cavolata, demolisci anche quello, ripiazziamolo, tanto credo lo dovremmo avere nell'inventario, sì, infatti con l'8 dovremmo poterlo ripiazzare. No, abbiamo proprio fallito, abbiamo proprio sbagliato. No, ci serve un'altra cosa, il riciclatore per poterlo riutilizzare. Niente. Materiale. Rifacciamo, rifa.
Rifacciamo tutto. Ci sentiamo tra poco quando avrò finalmente piazzato in modo saggio il rompighiaccio. Ok, abbiamo piazzato. Intanto è partita un'altra missione della Destruction, ma non mi interessa perché voglio continuare a farvi vedere questa cosa. Dobbiamo adesso costruire i tubi per l'acqua. E per farli dobbiamo andare nell'inventario e convertire alcuni lingotti in filo di ferro. Quindi ne facciamo alcuni, anche se in realtà non tanti. Ne facciamo 12, dai, 4 per volta. Disattivo, ok. Abbiamo collegato il rompighiaccio direttamente qua. Qua vedete che c'è un'entrata. Quello poi ve la spiegherò. Dobbiamo andare nel pannello della ricerca e ricercare anche il trasporto dell'acqua. A questo punto ci sblocca il tubo. Il tubo per l'acqua deve andare in una vasca, in una cella d'acqua. Quindi il tubo, magari lo facciamo, la cella d'acqua la mettiamo qui. Adesso vediamo se riesco a farla. Ok, la vasca la facciamo qui. E poi facciamo il tubo dell'acqua, che piazziamo uno qui e poi qui. E vedete che il ghiaccio andrà tutto qua dentro. Infatti io posso andare dallo zaino, trasferirgli il ghiaccio e la macchina inizia a lavorare, inizia a produrre acqua. L'acqua viene buttata qua, credo. Diventa acqua. Ok, si inizia a riempire. E l'acqua qua viene, diciamo, utilizzata per generare bombole d'ossigeno, che non ho ancora capito come applicare alla mia tuta, perché in realtà l'unico modo di caricare le bombole è quello di buttare direttamente il ghiaccio di là. Infatti adesso questi me li riprendo, perché mi servono per andare qui e fare la ricarica manuale della tuta. Ma non è finita qui, perché il tutorial intanto è tornato dove doveva tornare, abbandonando quella parte, diciamo, di distruzione. Dobbiamo trovare nell'estrazione mineraria il cattura asteroidi, che è una cosa davvero utile, perché il cattura asteroidi andrà a prendere gli asteroidi e li porterà da noi. Allora, in pratica, quello che succederà è che probabilmente qui dovremo portare, praticamente qui uscirà il, ruotiamolo così, ok, ipotizzo già, diciamo, una costruzione futura. In sintesi, questo ha un cannone all'interno che col tasto F possiamo andare a controllare, vedete, puntiamo e lui attira all'interno l'asteroide, inizierà a smeltarlo e lo farà uscire sotto forma di merce lavorata, e quindi, ricercando ovviamente le opportune cose, potremo andare a trasportarlo direttamente al rompighiaccio. Ora, basta così, devo andare a scavare ancora del copper, quindi andiamo qua e lo scaviamo, così iniziamo a collegare anche quello. Poi non so, ci sarà modo di fare anche la logica, quindi di rendere automatico il tutto, spero, ma penso proprio di sì, perché poi dovremo trovare il modo di spostarci da qui andando a viaggiare da qualche altra parte. Comunque, anyway, andiamo nel pannello di nuovo della ricerca e vediamo se c'è qualcosa. Logistica, fusione, converti minerali in lingotti. Abbiamo la fonderia, giusto per non farlo noi in tuta ogni volta. I propulsori per lanciarci, ma a me non interessa, voglio fare la logistica. Nastro, ok. Quindi io diciamo che mi sto già abbastanza allargando, perché il gioco non è ancora arrivato a spiegarmelo, ma io vado abbastanza spedito. Poi ci pensiamo magari in live, se vi piace, vi va, lo si può fare in live. E veramente qua... Ok. Quindi connettiamo l'energia elettrica
nel modo più ok. E poi qua dovrebbe iniziare ad essere alimentato, no, perché manca il carbonio. Qui manca il carbonio. Ne abbiamo? No, adesso poi andremo a farlo. Anzi, lo facciamo subito. Ci vuole anche un po' di fortuna a trovare qual è quello col carbonio, perché questo. Adesso aspetto un po', perché voglio fare anche delle piastre metalliche bloccate. Le piastre metalliche dobbiamo ricercarle, questa, ok. Producimi delle piastre metalliche, grazie. 4 secondi, questa è una ricerca un po' più lunga, perché vorrei andare a creare delle, vediamo, intanto possiamo farne un po', eh. Vorrei andare a creare dei nastri trasportatori, sempre che sappia come farli. Allora, dovrebbe essere tipo logistica, una roba del genere, utilità, percorsi, eccoli qua. Nastro. Abbiamo le scale, abbiamo il tubo trasportatore, il nastro avanzato, il giunto trasportatore. No, voglio fare questo. Il nastro, vediamo se la mia teoria è giusta, anche senza che il tutorial me lo dica. Processa asteroidi. Allora, praticamente vedete che c'è la freccia, quindi io vado di qua, no, 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 qui, qui, rotate, di là, qui, demolisci, canch, rifalla di nuovo, da bravo. Ah, non posso, non ho più materiali. Eh sì, mi manca la piastra. Dai, fai la piastra. Una sola, dai. Vedete, qua sotto ho delle merci da riciclare, ma mi serve una macchina apposta. Ok. Quindi praticamente praticamente qua dovrebbe processare gli asteroidi, tecnicamente. Però processato 7. Però non lo fa. Vedete che se io prendo questo. Ah, me l'ha processato. Vabbè, ma sono un pirla. Perché adesso facciamo, ho sbagliato tutto. Allora, vediamo se funziona. Allora, come ultima cosa, insomma, facciamo una piastra ancora. Intanto ho finito anche i lingotti, quindi facciamo due. Stop. E prendi Q, seleziona, canch, elimino. Vado a ricreare la piastra della direzione giusta, però. Ah no, mi serve il filo di rame. Vai, filo di rame. Top. Palla. Però sarebbe bello capire la direzione. Adesso è giusta così, sì, ok. Adesso funziona. Allora, la cosa che ci ho messo un attimo a capire è che se premo E accedo, se premo F entro in possesso. Quindi vado e attiro il ghiaccio, Q esco, e inizierà a processare il ghiaccio. Ora non so come funzioni ora tutto questo, perché sta processando, ma vabbè. Intanto qua ha prodotto delle cose, ma a me ci studierò, perché probabilmente c'è qualcosa che manca qua. Non ci sono ricette. Attratto. Non so, sarà da studiare. Comunque questa è la logica. Allora ragazzi, io intanto salvo la partita.
La salvo sulla mia vecchia partita perché era veramente è decisamente meglio questa. Ragazzi, questo era Astro Colony. Non abbiamo visto ancora niente. È un gioco che permette veramente tantissima, ma tantissima profondità. È stata un'autentica sorpresa e credo che quando a dicembre tireremo le somme, credo che questo gioco potrebbe entrare, insomma, in quelle nomination di titoli. Ve lo dico così a impatto, però le sensazioni sono buone e queste sensazioni le ho di molto, molto di rado. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Ovviamente questa volta lo chiedo, non lo chiedo mai. Il mi piace, mettete in evidenza il video e soprattutto fatemi vedere che ce ne sono tanti di mi piace, così almeno lo vedo e ci facciamo anche le live. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao.